Colgo l'occasione per chiarire quella che è stata una querelle che è durata mesi e che mi ha visto anche involontariamente spesso citato e anche inopportunamente citato. Allora, io non so se c'è stata mai questo tipo di candidatura. Forse era un'intenzione di molti. Il Paolo Gatti non ha mai detto apertamente mi voglio candidare a sindaco. È stata proposta la candidatura sua da una serie di sigle civiche e anche da un partito della coalizione. Nessuno ha mai detto no a Paolo Gatti, abbiamo detto di fare una riflessione anche lì, che di fatto non è mai avvenuta, e siamo arrivati ad oggi che Paolo Gatti ha dichiarato l'altro giorno, mi sembra di aver letto un virgolettato, che non è più disponibile, interessato a candidarsi a sindaco. Ne prendiamo atto e la coalizione comunque va avanti. Sicuramente io non condivido quello che Gatti ha detto, il centrodestra a Teramo è finito, è morto, non esiste più, questo è il suo rispettabile giudizio. Non è il mio, non è quello sicuramente degli amici di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, oltre che della Lega. Prendiamo atto che per Gatti il centrodestra è morto, il centrodestra evidentemente andrà avanti senza Gatti. Ma Che candidato? candideremo sicuramente un uomo o una donna che sarà in grado di interpretare il nostro progetto e di essere un degno sfidante di D'Alberto.